Ciao a tutti, un saluto a tutti i follower di Andrea Live. Che dire? Sono Tommaso Caracciolo, ho appena concluso il viaggio Milano-Caponord in bicicletta. È stata un'esperienza davvero molto, molto intensa, molto forte, molto formativa. Ho dovuto combattere contro ogni tipo di problema, dalla catena rotta al pacco pignoni rotto, a pioggia, grandine, tempeste, vento, salite. Quindi è stata un'esperienza molto intensa sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Devo ringraziarmi di essermi sottoposto a questa prova. Uno degli aspetti più importanti è stata la scoperta dei posti in cui sono arrivato. Ci sono stati diversi chilometri in foreste, altrettanti chilometri in città davvero fantastiche come Strasburgo e Amburgo, Copenaghen fantastica, fino al premio finale dell'Aurora Boreale che mi ha lasciato completamente di stucco. L'arrivo a Caponord è stato particolarmente entusiasmante, mi ha fatto dimenticare in un secondo tutta la fatica e tutte pe le pedalate sotto l'acqua. E nulla, diciamo che la parte più stressante è stata il ritorno in aereo. Mi è pesato quasi più 2 giorni in aereo che un giorno, che 2 mesi e mezzo di pedalate per tutta Europa.